La nostra idea, Pizzeria del Sole. Abbiamo pensato di utilizzare l'energia solare attraverso i pannelli fotovoltaici e solari per alimentare una pizzeria utilizzando energia pulita. Infatti si può produrre energia elettrica utilizzando i pannelli fotovoltaici per far funzionare gli elettrodomestici e l'impianto di illuminazione e i pannelli solari per produrre acqua calda. E adesso tutti a mangiare una pizza! Idea, idrocamp. Abbiamo immaginato un camp estivo situato vicino ad un fiume con un mulino in modo che la potenza dell'acqua del fiume venga trasformata in energia elettrica grazie all'energia cinetica della ruota del mulino. L'elettricità prodotta viene quindi utilizzata per l'illuminazione dell'interno della casa e delle strutture del camp. Campo da calcio, piscina, bici elettriche, auto elettriche, giochi per bambini. Divertiamoci ad esplorare il nostro idrocamp. Idea, la fattoria delle mucche pazze. Abbiamo costruito una fattoria. Gli scarti della produzione agricola e gli escrementi degli animali vengono raccolti attraverso un sistema di canali chiusi, portati nell'impianto di trasformazione dove vengono trasformati in gas. Successivamente un autobotte caricherà il gas per la distribuzione. E adesso un giro nella nostra fattoria. La nostra idea, disco bike. Utilizzando il programma SketchUp abbiamo costruito una casetta che abbiamo deciso di chiamare disco bike. Si tratta di una palestra discoteca che funziona grazie al movimento dei ragazzi che ballano al primo piano e al movimento di quelli che pedalano al piano terra. I ragazzi, dopo essersi allenati in palestra, potranno andare in discoteca a ballare, salendo su un palo da pompieri. In entrambi i casi, le loro energie verranno usate per dare vita a questa disco bike, producendo corrente elettrica. E adesso tutti insieme a ballare in discoteca! We'll be right back.
nostra idea. Chalet via col vento. Il nostro chalet è situato al passo del San Bernardino perché abbiamo visto su internet che questa zona è molto ventosa e quindi adatta al nostro impianto. L'energia eolica viene utilizzata per produrre l'energia elettrica necessaria allo chalet. Venite con me a visitarlo. La nostra idea è Ecological House. Abbiamo ideato una casa in cui sono rispettati molti piccoli accorgimenti utili al risparmio energetico. Ecco alcuni dei suggerimenti più semplici da eseguire, piccole abitudini per una grande differenza. Seguire scrupolosamente la raccolta differenziata. Utilizzare lampadine a basso consumo. Spegnere le luci quando non servono. Spegnere e non lasciare in stand-by gli apparecchi elettronici. Sbrinare frequentemente il frigorifero. Mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l'acqua. Ridurre gli spifferi degli infissi. Non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni. Inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i termosifoni e il muro. Evitare sprechi d'acqua.